Ricordi il palpito del sangue nelle orecchie? Ti fischieranno più tardi. È una chiamata alle armi. Non puoi resistergli. Ho un grido d'aiuto. Risponderei. Si vede. Così un tempo eri un soldato. Hai combattuto per i Karja? Per loro e contro di loro. Un impero ha sempre una guerra. Non puoi scegliere. Ma il nuovo re Avad non la pensava così. Ha chiesto un'indagine sui crimini di guerra. Le guerre non sono sempre un crimine? Tuttavia ho alzato la mano e mi sono offerto. Ti sei offerto volontario? Perché volevi indagare? No, mi sono offerto per confessare. Non aveva senso perdere tempo così. Sono finito a Rocca Pietrasole per 2 anni. Ne è valsa la pena. Che genere di cose hai fatto, Neil? Cose accettabili, viste le circostanze. Accettabili per chi? Non prendo decisioni. Diciamo che le regole di ingaggio mi piacevano. Ma le regole sono regole. Una struttura. Una gabbia. Altrimenti, sei mai stata in quei posti desolati un tempo abitati e ora solamente una ferita nel mondo? Io ci sono stato, ben prima di te. Ti hanno mandato su una rocca per 2 anni? È una sorta di rituale Karja? No, no, Rocca Pietrasole è una prigione, a sud di Meridiana e delle Acque Mosse. Il nuovo Re Sole crede nella riabilitazione. E anch'io, nel caldo di una cella di pietra al buio, ho imparato a concentrarmi su ciò che davvero conta per me. Non hai trovato un altro compare? Credevo che fossi tu. Devo andare per la mia strada, Neil. E sembra portare sempre ai banditi. Per me va bene, non ti sto proponendo un matrimonio, Karja. Non mi sento mai da solo quando c'è da uccidere. Ora devo andare. Un breve incontro per noi, ma la fine per loro. Le loro vite erano squallide.